Benvenuti al TG degli eventi di Radio Tuscia Events, edizione di mercoledì 8 marzo. Il sole sorge alle ore 6.36 e tramonta alle 18.07, durata del giorno 11 ore 31 minuti. La luna sorge alle 13.56 e tramonta alle 3.46. Oggi è la giornata della donna. L'iniziativa di celebrare la giornata internazionale della donna fu presa per la prima volta nel febbraio del 1909 negli Stati Uniti, su iniziativa del Partito Socialista Americano. L'anno seguente, nel 1910, l'iniziativa venne raccolta da Clara Zetkin a Copenaghen durante la Conferenza Internazionale delle Donne Socialiste. Dai documenti del congresso non risultano chiare le motivazioni che spinsero la scelta proprio di quella data. In realtà, fino al 1921, i singoli paesi scelsero giorni diversi per la celebrazione. Durante la seconda conferenza delle donne comuniste a Mosca nel 1921, viene confermata come unica data per le celebrazioni l'8 marzo, in ricordo della manifestazione contro lo zarismo delle donne di San Pietroburgo nel 1917. Ci sono dei falsi storici. In alcuni paesi si fa riferimento ad un episodio in cui alcune operaie americane, chiuse in fabbrica dal padrone perché non partecipassero a uno sciopero, persero la vita a causa di un incendio nel 1857. In Italia e in altri paesi si è fatto spesso riferimento a un rogo del 1911 a New York, nel quale persero la vita 134 donne. La leggenda narra che avvenne in una fabbrica di camicie, peraltro inesistente, l'8 marzo. In realtà l'incendio avvenne in febbraio e a seconda dei paesi cambiano le date, i luoghi e il numero delle vittime. Passiamo agli eventi che ci sono nella Tuscia. Alle ore 16 a Palazzo Simoncelli ad Orvieto, percorso di storia dell'arte, l'architettura nel barocco, con l'architetto Raffaele D'Avanzo. Alle ore 16.30 nella Sala Murialdo a Viterbo, viaggi virtuali dal Vietnam alla Cambogia tra passato e futuro, a cura del dottor Roberto Miccinilli, medico chirurgo. Ingresso libero. Alle ore 17.30 alla Biblioteca Consorziale di Viterbo, elogio della poesia, ciclo di incontri con i protagonisti della poesia contemporanea. Oggi Gabriella Sica, coordinamento Elvira Federici e Rosa Riggio. Ingresso libero. Alle 18.30 allo Spazio Pensilina a Viterbo, video Zoom, inaugurazione della mostra Africana Womanism. Ingresso libero. Le protagoniste di questa mostra sono 8 artiste africane, tutte accomunate da valori comuni quali l'identità, l'autenticità, l'egualitarismo e il radicamento. Alle ore 20.30 ad Acqua Pendente, al Teatro Boni, Noi Romane, Noantre, racconto musicale, con Simona Patitucci, Valentina Martino Ghiglia. Per questa edizione è tutto, vi auguriamo una buona giornata della donna e a risentirci alla prossima edizione.